Amici, ma soprattutto amiche, oggi ci troviamo, come potete ben vedere, qui sul lago di Endine. Vedete che il nostro regista Ubaldo Parenzo non perde occasione per farvi vedere le meraviglie delle nostre zone. Ecco che zoom verso il nostro obiettivo là in fondo, dove vedete le montagne che si convergono. Là dovremmo arrivare e poi possibilmente anche ritornare. Vedete, oggi il lago sembra molto calmo, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, per cui dobbiamo sbrigarci a partire. Bene, a questo punto si parte. Eccoci qua, abbiamo da poco concluso il nostro tour sul lago di Endine e vi dico subito che è stato stabilito il nuovo record mondiale di kayak. Abbiamo percorso i 6 km e 960 metri, che corrispondono a circa 3/4 di lago, in 1 ora 41 minuti 33 secondi, con un ritmo medio di 14:34, che generalmente lo facevo solo nel primo chilometro, dopodiché inevitabilmente il vento contrario e altre, diciamo così, asperità non ci consentivano più di mantenere un ritmo tale, e si andava addirittura oltre i 21 minuti al chilometro. E invece oggi, complice anche le condizioni del tempo particolarmente favorevole, perché come potete ben vedere dalle immagini che vi propone il nostro Ubaldo Parenzo, che è il nostro regista da ormai decenni, vedete che il tempo si mantiene sul nuvoloso e quindi la temperatura è più bassa delle altre volte, e questo ci ha favoriti non poco, e infatti è venuto anche il tempone. Ricordo anche che la velocità media è di 4,1, mentre quella massima è di 4,6. Oggi il lago era piuttosto calmo, all'andata abbiamo trovato solo due pezzi dove c'era il lago increspato, perché dovuto alle correnti che ci venivano incontro, e nel ritorno solo un pezzo non particolarmente lungo, per cui è stato possibile realizzare questo straordinario record. Direi che per il momento è tutto, io vi saluto qui e vi do appuntamento alla nostra prossima avventura, che si suppone non sia tanto distante da questo. Anzi, prima di chiudere pregherei il regista Ubaldo Parenzo di inquadrare anche il nostro protagonista, perché uno dei protagonisti sono io, che ho remato, ma l'altro è il nostro Sevilor ST5656, lo vedete inquadrato, c'è anche il giubbotto indispensabile in caso di un capottamento improvviso, e qui ci sono anche i nostri remi. Bene, adesso è davvero tutto, io vi saluto qui e ci sentiamo alla prossima.